La vita è fatta di eventi. L'allenatore mi fece giocare il primo tempo, mi tenne in panchina e all'ultimo quarto d'ora, mancando un attaccante, mi schierò come attaccante. Quando il dio del calcetto disse basta e mi fece questo regalo della spalla disintegrata, mi venne quasi naturale diventare allenatore. Mi dilettavo durante la settimana ad allenare la Juniors del Fiumicino, un bel catenaccio di ripartenza, tutto l'anno così, era difficilissimo farci gol e così abbiamo vinto campionato provinciale e regionale. Mi propose questa avventura, io accettai, ho detto lei sappia che così vince il titolo italiano. Mi disse speriamo, ti ho chiamato per quello e così fu. Dal lato del ruolo specifico del portiere, grazie a questa regola sto vedendo portieri giovani che stanno giocando e finalmente si rischia con portieri giovani in porta. Noi a suo tempo si era partito così tanti anni fa, quindi si poteva fare il doppio ruolo. E credo che mai come adesso non ci possa essere un periodo migliore, ma lo vediamo in tante situazioni che fanno sì che il futsal si dimostri come elemento propedeutico al calcio. Basta leggere insomma, le dichiarazioni dei giocatori del Barcellona, Iniesta su tutti, che dice sono qui grazie al futsal. Basta vedere, per chi ha un occhio da intenditore, la gestualità dei portieri un po' di tutta Europa. Cominciano a uscire come fanno i portieri di calcio a 5. C'è una contaminazione importante. Io credo che ci possa essere, noi l'abbiamo sempre visto come un nemico, o meglio forse il calcio che ha visto il calcio a 5 come un nemico, come uno sport, un fratello minore. Non è così, non è assolutamente così. Credo di poter dire insomma che Guardiola sia l'esempio principale, per cui Barcellona, il suo Barcellona si allenava almeno un paio di volte sul campo di futsal. Una squadra che giocava così bene credo negli ultimi 100 anni forse non si è trovata, e la risposta è abbastanza banale. Credo che si possa essere un elemento per poter lavorare meglio con un ventaglio più ampio di opportunità e non solo per il calcio.